Ciao a tutti ragazzi, sono Eric96io e oggi farò un live commentary in FIFA 12. Una partita che spero sia vincente per me, per la mia squadra. Milan contro... figa. Milan contro Fiorentina. E in modalità facile, quindi vincerò sicuramente, però... Boh, avevo voglia di giocare e fare sto commentary. Quindi, ecco, palla al Milan. Vediamo di passare subito all'attacco, oddio. È parecchio che non gioco, allora dovrò ancora abituarmi al passaggio filtrante. Su. Tiro e la para. Attenzione, contrasto. Palla alla Fiorentina. Di Jojo Bocicic. Sentiamo la telecronaca. Attenzione, palla in rete. No, la palla è uscita fuori per fortuna. Ero veramente spaventato. Ma aspettate un secondo. Allora, perché mi sa che ha fatto un casino, eh? Perfetto, perfetto. Attenzione, calcio d'angolo per la Fiorentina che riprende la palla e... però la palla passa al Milan. Nesta, possesso di palla. Attenzione, Nesta nella parte avversaria del campo. Attenzione, in aria Nesta. Si fa tutto il campo e si fa parare il tiro. Che pietà che mi fa questo giocatore, che in realtà sono io a giocare. LOL. Madonna, sarebbe stato una figata. Sì. Lezione assist in porta. Palla intercettata dalla Fiorentina. Il mio giocatore esce fuori dal campo. Palla recuperata dal difensore, ma... Passaggio sbagliato e la palla ritorna alla Fiorentina, che oggi sta giocando veramente bene, vero Fabio? Sì, la palla sta andando veramente nei piedi del Barcellona. Non so che cavolo sto dicendo, Fabio. Attenzione, contrasto sbagliato e calcio di Bo per la Fiorentina. Attenzione, oh, duello fisico. Tieni stronzo, tieni anche tu stronzissimo. Vai, vai. Lezione Ronaldinho che mi guarda, ma non gli passerò la palla. Lo farò solo quando sarò in porta. Vai, vai. No, e si fa parare il tiro. Che stronzo di portiere. No, no, cazzo. Ragazzi, la partita è iniziata veramente in un modo brutto. Lezione. Contrasto in scivolata, ma il portiere prende la palla e quindi non si fa fare un gol. Bella azione del portiere. Azione Thiago Silva, promette bene. Occasione stupenda. No, e sbaglia tutto. Thiago Silva fa un cavolo di tiro sbagliato e perde l'occasione di un gol. Tira adesso della Fiorentina, Bourong. Tirerà la palla. Possesso palla. Palla combattuta. Attenzione, ma la palla ritorna alla Fiorentina. Attenzione, passaggio sbagliato. Ma non riesce a intercettare la palla della Fiorentina. E quindi la palla ritorna al proprietario. Attenzione, Fiorentina in aria. E la palla va fuori dal campo. Quindi. Sarà un calcio d'angolo per la Fiorentina. Oddio. Adesso il colpo di testa sbagliato. Eccolo. Taivu. Taivu, o come si dice. Sta cominciando a stancarsi il giocatore. Attenzione.
palla parata dal portiere della Fiorentina, che oggi sta giocando veramente molto bene. Quando un portiere gioca così è difficile per la squadra avversaria fare gol, Fabio. Adesso il direttore di gara decide di aggiungere altri 2 minuti alla partita. Ibrahimovic, attenzione, che fa una finta, ma il tiro completamente sbagliato e va direttamente nelle mani del portiere. Sto giocando veramente male, Fabio. Ecco, attenzione, la partita è giunta a metà, quindi il primo tempo è finito, 0-0. Le due squadre stanno giocando veramente male, diciamo. Anzi, direi che sta giocando meglio la Fiorentina. Il Milan è arrivato 2 o 3 volte in porta, ma i tiri sono stati veramente pessimi, come potete vedere dal replay. Quindi continuiamo la nostra, diciamo così, partita e vedremo cosa potremo fare. Attenzione, l'allenatore decide di fare una sostituzione. L'allenatore della Fiorentina, come potete vedere dalle maglie viola. E la palla è della Fiorentina, e quindi adesso il Milan dovrà giocare un po' più duro per riprendergli la palla. Perché, come abbiamo potuto vedere oggi, la Fiorentina ha molto possesso di palla, sono molto aggressivi e vanno direttamente al punto, senza fare storie. Attenzione, Monotovlio. Attenzione, palla intercettata da Barcellona con un contrasto abbastanza duro, direi. Attenzione, palla intercettata da portiere, attenzione, palla ancora in gioco. Ma la palla esce fuori e quindi sarà calcio d'angolo per il... No, sarà rimessa laterale. Ibrahimovic, Gamberini, Krodoblop, e ha sbagliato il passaggio e quindi la palla è ritornata alla Fiorentina. Io spero ci sia un cambiamento di risultato in questa partita, Fabio. Eh sì, perché non vogliamo vedere uno 0-0. Attenzione, palla contesa fra i due giocatori del Milan, cosa che non succede mai, ma in questa partita abbiamo potuto vedere una cosa diversa dal solito. Lezione contrasto di scivolata fallito. Palla di nuovo al Milan. Attenzione, sta andando incontro al giocatore della Fiorentina che gli fa un contrasto e gli prende la palla. Attenzione, contrasto durissimo da parte del Milan. Attenzione, la palla di nuovo alla Fiorentina. Sì. Che palle, adesso riprendo la palla in scivolata. Attenzione, contesto di scivolata stupendo dal parte del difensore. Sono più stanco di un giocatore. Quindi attenzione, non vorrei fare fuori gioco. Ah, palla di nuovo alla Fiorentina. Strategy Call of Duty, ti ammazzo. La tua squadra del cazzo. Attenzione, passaggio stupendo, riuscito. E Gamberini ha la palla, che la passa al giocatore che va vicino alla porta e segna! E segna rete! La palla era ancora in gioco dopo il paraggio del portiere e la palla va in gol. Il giocatore numero 7 segna, quindi il primo gol per il Milan, che la porta in vantaggio. E direi che a questo momento la tensione è veramente molto alta, perché la partita sta giungendo quasi al termine. Mancano ancora un paio di minuti, no scusate, una ventina di minuti, e quindi la partita è veramente molto contesa. Ma attenzione, palla buttata fuori da Taiwo, e quindi calcio di punizione per la Fiorentina. Attenzione, palla spazzata via di testa dal difensore. Corsa di merda di questo giocatore con un nome strano, Caldrondubip. Cazzo. E segna! E segna il secondo gol. Cose, sono io che minchia. Cose segna il secondo gol, quindi per il Milan, che sarei io. Mi hanno fatto una corsa di merda. Io volevo giocare con le squadre normali, però va bene lo stesso. Attenzione, grande possesso di palla da parte del giocatore della Fiorentina. Ecco, attenzione, la difesa riconquista il pallone e passa in attacco. Come possiamo vedere dalla sovraimpressione, la Fiorentina ha fatto più passaggi del Milan.
Vai, no, la palla è intercettata dalla Fiorentina e quindi non possiamo assistere al terzo gol per adesso. L'allenatore della Fiorentina decide di applicare una sostituzione che però non penso servirà molto, Fabio. Attenzione, la palla è stata veramente combattuta in questo momento. C'era grande tensione e tanto possiamo dirlo, Fabio, casino. E quindi sì, Fabio, la palla era veramente contesa davanti al portiere, che però è stato bravo a prendere la palla. E attenzione, quindi possiamo vedere che la palla adesso è nel campo del Milan, però il Milan riconquista la palla, che è combattuta, e la Fiorentina ha di nuovo la palla, ma entra in contrasto in scivolata e fa cadere l'avversario. Ma attenzione, passa di nuovo alla Fiorentina, che il portiere riprende la palla e decide di passare a compagno più, diciamo così, smarcato e vicino. E il direttore di gara decide di aggiungere un ultimo minuto alla partita per magari fare segnare terzo gol al Milan. Attenzione, palla in porta, palla ancora in gioco, ma alla fine è spazzata via. Attenzione alla palla, il portiere prende la palla. Grande intervento del portiere in questo momento, è stata veramente combattuta la palla. Veramente buone azioni, la partita è finita 2-0 per il Milan. E il Milan ha giocato molto bene nel secondo tempo, al contrario del primo che ha sbagliato parecchi tiri. E complimenti a Boateng e a Kose per i gol. La Fiorentina non ha avuto modo di fare gol, quindi possiamo dire che è stata, diciamo, inferiore al Milan. Però veramente bellissima partita, ragazzi. Adesso uscirò un po' dal telecronista e sarò io, quindi bella, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, perché ci si diverte, insomma, si cazzeggia e bella.